Buonasera a tutti, ben ritrovati su Wii Sport 24 con Recap, l'appuntamento settimanale dedicato allo sport di Capitanata. Partiamo subito con vedere quello che è accaduto nel weekend sportivo. Anche grazie alla grafica, guardiamo i risultati, la classifica e il prossimo turno del campionato di Serie C, Girone C. Come potete notare dalla grafica, continua la corsa del Catanzaro capolista che vince a Latina 1-0. Il Foggia perde sul campo della Virtus Francavilla 1-0, il Cerignola vince con la Fidelisandria 2-0. Questa sera il posticipo Crotone-Pescara. Nella classifica troviamo il Catanzaro, capolista, quota 60 punti. Seguono Crotone-Pescara 51-39, bloccate però da un turno che devono disputare questa sera la gara. Cerignola sale invece al quarto posto con 34 punti, mentre il Foggia fermo a quota 29 punti. Chiude la classifica la Fidelisandria a 16 punti. Il prossimo turno si gioca la quarta giornata di ritorno di Serie C. Tra le gare spicca Monterosi Crotone, Catanzaro Cerignola, Foggia Potenza, mentre il Pescara sarà impegnato in casa contro la Viterbese. Il posticipo invece di lunedì sarà Monopoli, Juve Stabia e di seguito notate tutte le altre gare. Partiamo con la sconfitta, seconda sconfitta consecutiva per il Foggia contro la Virtus Francavilla. Una partita che si sblocca al settimo minuto con il cross di Cicco al centro per Patierno, il quale prova il tiro e trova la rete per il vantaggio del Francavilla. Al decimo ancora il Patierno che prova la conclusione, ma il pallone termina al lato di Nobile. Il Foggia attacca al diciannovesimo dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Peralta. Colpisce di testa Ogunseye, ma Avella si allunga e respinge il pallone. Al 25esimo, doppia ammonizione per Scisco, che viene ammonito dopo pochi minuti per simulazione e Francavilla rimane in 10 uomini. Nella ripresa, subito tre cambi per il Foggia con Schenetti, Beretta e Peterman. Quest'ultimo, al 47esimo, prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina sul fondo. Al 54esimo, colpo di testa pericoloso di Cardoselli, che termina di poco al lato. Al 57esimo, conclusione di Peterman bloccata da Avella. Al 75esimo, occasione per il Foggia con un cross di Garattoni al centro per Ogunseye, che colpisce il pallone di testa, ma termina di poco sopra la traversa. L'ultima occasione della gara è per il Foggia, al 95esimo con Peterman che crossa al centro per Frigerio, il quale prova il colpo di testa, ma il pallone sfiora di pochissimo il palo. Nel post-gara, mister Fabio Gallo afferma che bisogna chiedere scusa per questa prestazione non all'altezza. Abbiamo creato qualcosa nel secondo tempo, ma in modo molto precipitoso. È stata una prestazione sottotono e non mi è piaciuto nulla calcisticamente, parlando di atteggiamento, cattiveria, spirito e qualità. Bisogna fare di più se si vuole essere competitivi. Questo pomeriggio è stato presentato Giacomo Beretta, nuovo acquisto del Foggia, attaccante classe 92 che torna a vestire la maglia rossonera dopo aver giocato nella stagione 2017-2018 in Serie B con Mister Stroppa in panchina, in cui ha collezionato 28 presenze e 7 reti. Beretta ha affermato di essere tornato con entusiasmo a Foggia, vuole dare il massimo e a Foggia ha provato emozioni indescrivibili. Al fianco di Beretta in conferenza stampa era presente il direttore sportivo Pier Giuseppe Sapio. Ha detto che sono concentrati per la gara di Coppa che giocheranno mercoledì contro la Juventus Next Generation e stiamo valutando però altri profili. Faremo sicuramente altre tre operazioni di mercato. Dipende però anche dai calciatori in uscita, ha concluso Sapio. E il Foggia appunto tornerà in campo proprio mercoledì nella semifinale di Coppa Italia che giocherà contro la Juventus Next Generation. Allo Zaccheria, quindi si giocherà la semifinale di andata. Poi i rossoneri torneranno in campo domenica contro il Potenza, sempre in casa allo Zaccheria. Potenza allenato da mister Giuseppe Raffaele, che si trova a 25 punti in classifica e ha collezionato 4 vittorie, 3 in casa e una fuori casa,
13 pareggi, 6 in casa, 7 fuori casa e 4 sconfitte, 1 in casa e 3 fuori casa. La gara di andata, Potenza Foggia, terminò 1-1 con le reti di Caturano per il rossoblù e Schenetti per i rossoneri. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30 di domenica 22 gennaio. Vittoria importante invece quella per il Cerignola che contro la Fidelisandra vince 2-0 al Monterisi e porta la squadra di Mister Pazienza al quarto posto in classifica. Nella bellissima cornice di pubblico del Monterisi, il Cerignola segna 2 gol a pochi minuti di distanza. Al quarto, con un contropiede di D'Ausilio che serve malcuore sulla sinistra, il quale prova la conclusione e trova la rete, la nona in stagione. Il Cerignola non si ferma e trova il raddoppio subito al settimo minuto con un cross di Stein Smalda al centro per Tascone che sfrutta l'indecisione di Vandelli e si fionda sul pallone mettendolo in rete. All'ottavo la Fidelisandria ci prova in attacco con un calcio d'angolo di Usso, ma Saracco respinge senza problemi. Al venticinquesimo D'Andrea prova la conclusione con il sinistro, ma il pallone termina sul fondo. Sempre il Cerignola in contropiede al 43esimo con D'Ausilio che serve D'Andrea, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Nella ripresa sono poche le occasioni da rete, ma è da sottolineare al 57esimo un colpo di testa di malcuore con Vandelli che blocca il pallone tra le mani. Al 71esimo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva la conclusione di Ligi che termina però alta sopra la traversa. Nel post-gara soddisfatto mister Michele Pazienza della prestazione e della vittoria della sua squadra, che è stata brava a trovare il doppio vantaggio. È un risultato che premia il lavoro che i ragazzi stanno facendo con umiltà e voglia di sorprendere. Bisogna dare merito a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante. Sul quarto posto, mister Pazienza afferma che fa piacere. Però dobbiamo essere consapevoli che la stagione è ancora lunga e c'è tanto su cui dover lavorare e migliorare. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Da martedì, infatti, ci metteremo al lavoro perché abbiamo una grandissima sfida di domenica contro una signora squadra quale il Catanzaro, ha concluso Mister Pazienza. E il Cerignola, infatti, tornerà in campo in trasferta domenica contro il Catanzaro di Mister Vincenzo Vivarini. Una squadra che è capolista a 60 punti e che sta collezionando record. Tra l'altro, il Catanzaro ha collezionato 19 vittorie, 11 in casa e 8 fuori casa, 3 pareggi fuori casa e nessuna sconfitta. Inoltre, i giallorossi hanno realizzato 58 reti e ne hanno subite solo 8. Il Catanzaro arriva dalla vittoria esterna contro il Latina per 1-0 con la rete di Tommaso Biasci. La gara di andata, Cerignola-Catanzaro, terminò 2-2 con le reti di Malcore e Coccia per i gialloblu e Biasci e Pontisso per i giallorossi. Il fischio d'inizio è fissato alle 14:30 di domenica 22 gennaio. Passiamo adesso alla pagina dedicata agli sport di Capitanata. Un pareggio a reti inviolate per il vitulano Dragstor Manfredonia contro il Bovalino. Ultima squadra della classifica. Gli ospiti giocano al massimo le loro possibilità, con occasioni per sbloccare il match e una solidità difensiva sufficiente per raggiungere l'obiettivo. I biancocelesti fanno la loro prova di squadra più forte e sfiorano più volte il vantaggio. Il campionato però è ancora lungo, ma la ricerca dei 3 punti è fondamentale per portare presto i risultati positivi. Prossimo appuntamento per il Vitulano Drugstore Manfredonia, sabato 21 gennaio in trasferta contro il Canosa. Tra le file del Manfredonia torna Carmelo Mendola come ruolo di direttore sportivo. Sconfitta per la cestistica Sansevero al Palazzetto Falcone Borsellino contro la Staff Mantova con il punteggio di 68 a 76. Purtroppo, nonostante il caloroso supporto del pubblico e i serrati allenamenti a porte chiuse, continua il periodo negativo dei neri. Prossimo appuntamento della cestistica contro l'Umana chiusi al Palapania alle ore 18 di domenica 22 gennaio.
La Pallavolo Cerignola invece chiude il girone di andata con una bella vittoria contro la Lavinia Group Trani, un 3-1 conquistato davanti al pubblico del Pala di Leo. Vittoria importante per riprendere il cammino dei 3 punti e giungere in maniera positiva alla chiusura del girone di andata. Il campionato adesso osserverà 2 settimane di sosta per la Coppa Italia. Si ritornerà in campo a giocare il 4 febbraio in casa contro la prima donna Bari per l'inizio del girone di ritorno. Risultati molto importanti invece per il club Scherma San Severo in occasione della seconda prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi di Baronissi, e al quale hanno preso parte oltre 450 atleti provenienti da 5 diverse regioni: Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. La sciabola sanseverese si è confermata ad altissimi livelli, ottenendo un secondo posto con Nicole Bentivoglio e 2 terzi posti con Gaia Cantimonaco ed Elena Pia Stroppa. Ci è mancato solo l'acuto in finale, a dichiarare il presidente del club Scherma San Severo, l'avvocato Matteo Starace. Ma possiamo dirci soddisfatti per i risultati ottenuti e incoraggiano l'ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico diretto dal maestro Andrea Stroppa, ha concluso Starace. In programma sabato 11 e domenica 12 febbraio al Palazzetto Falcone Borsellino la gara di sciabola a squadre Under 14 Trofeo Kinder Joy of Moving, unica gara nazionale in Puglia per la corrente stagione agonistica. Chiudiamo con la bellissima notizia a Tunisi della tappa della Coppa del Mondo di sciabola, in cui Luigi Samele conquista la medaglia d'argento, arrivato al secondo posto alle spalle del georgiano Sandro Bazadze, impostosi in finale col punteggio di 15-8. Era questa l'ultima notizia. Vi ricordo che Wii Sport 24 è possibile ascoltarlo anche in podcast. Tutte le puntate di recap e tutte le interviste realizzate possono essere ascoltate sulle maggiori piattaforme online. Il podcast è un ulteriore servizio dedicato a tutti gli utenti, ma soprattutto ai non vedenti. Inoltre, ricordate di seguirvi sempre sul nostro sito internet wisport24.it e sui canali social Facebook, Instagram, YouTube e Telegram, a cui vi invito a iscrivervi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona serata.